Andiamo avanti con la seconda parte dell'intervista. Parliamo un po' di moda. Abiti e lavoro. Libertà o abbigliamento consono al contesto? Secondo me, forse sarà un po' impopolare, libertà fino a un certo punto. Cioè, nel senso, se consono al contesto significa che per un certo ruolo devi avere un certo abito, no, non sono d'accordo. Ossia, per esempio, non trovo la necessità che i professori universitari debbano avere giacca e cravatta, molto spesso lo trovo una cosa semplicemente legata alla propria posizione. Mentre poi magari nella sostanza non sono grandi professori, per esempio. L'immagine che vogliono dare sostanzialmente agli alunni ha una certa area autoritaria, una certa autorevolezza, diciamo. In quel caso direi di no, preferisco il professore con la t-shirt che però fa delle ottime lezioni. D'altro canto ciò non vuol dire che possa andare a lavoro, si debba andare a lavoro con un abbigliamento non consono. Insomma, costume, dei pantaloncini troppo corti da ginnastica se si lavora magari in una grande azienda a contatto con il pubblico, ma credo più non tanto perché dai fastidio a qualcuno, nel senso che qualcuno se lo può anche tenere fastidio, quanto per un senso di armonia generale dell'ambiente di lavoro e quant'altro. Quindi in realtà dici equilibrio, Sì, esatto. sostanzialmente, ok. Il make-up può rappresentare secondo te un primo passo verso il vedersi esteriormente più femminili? Sì, secondo me sì, io lo uso, allo stesso tempo però, soprattutto all'inizio, può rappresentare un modo per vedersi peggio, un dramma, perché quando riesce. Quando non si conosce magari ancora bene il proprio viso, si fanno delle cose che fanno più demoralizzare che incoraggiare, per cui ci vuole pazienza, tanti tutorial, però d'altro canto dipende dalla persona, ecco. Ma come Io primo cerco di. passo, secondo te, è giusto? Ci può stare? Sì, ci può stare un modo, non so, per vedersi forse più aggraziati, più colorati, ecco, se la vogliamo mettere in un modo, diciamo che non è strettamente legato agli stereotipi di genere, perché effettivamente poi il trucco è sempre collegato al mondo femminile, ancora sul trucco maschile ci sono riserve, ecco, da parte Ok. dell'opinione pubblica. Qual è il capo di abbigliamento in cui ti senti davvero te stessa? Attualmente più o meno tutti quelli che ho, quindi diciamo un vestito non lungo, normale, da sopra il ginocchio, possibilmente d'estate senza calze, poi scarponcini, scarpe alla Dr. Martens, Molto casual. elegantemente, molto casual, allo stesso tempo sportivo, aggressivo, diciamo. E ogni tanto invece stessa cosa però con dei tronchetti. All'inizio invece qual era? All'inizio tendevo magari a mettere meno vestiti, anche se poi in realtà con il tempo mi sono resa conto che stavo peggio con jeans stretti e t-shirt perché avevo delle forme non proprio femminili, ecco, quindi in realtà mi stavano meglio i vestiti che. Ok, tacchi. Li indossi spesso? Come ti fa sentire indossarli? Allora, per tacchi, suppongo intendiate tacchi comunque alti. Allora, tacchi veramente, tacchi alti e piccoli li ho utilizzati in una sola occasione. È stata una festa dove mi dovevano dare il diploma in un collegio in cui sono stata durante la magistrale.
quindi era una festa abbastanza importante, avevo iniziato una transizione da poco, non ero neanche in terapia ormonale ancora, e quindi niente, dovevo per forza mettere dei tacchi perché la serata comportava mettersi dei tacchi. Quindi nulla, la ricerca, trovare la taglia e quant'altro, fatto sta che non li ho neanche provati e li ho messi direttamente prima di uscire. E ho scoperto di saperci camminare miracolosamente, non so per quale E motivo. questo non è da poco, te lo assicuro. È stata una cosa sconvolgente. E niente, però non ho ancora avuto tante occasioni per rimetterli e in generale l'idea non mi attira più di tanto di mettere quel tipo di tacchi, preferisco mettere dei tronchetti anche alti, però danno uno stile diverso che preferisco di più. In generale, forse preferisci un po' lo stivaletto. Esatto. Ok, ti faccio un'ultima domanda. Negli ultimi mesi, alcune delle più grandi maison del mondo hanno assunto responsabili per l'inclusione, con il compito di vigilare sulla diversità etnica, fisica, di orientamento sessuale all'interno dell'azienda. Cosa ne pensi? Credo che sia una cosa ottima. Di solito in questo senso ho fiducia perché comunque i miei studi mi hanno insegnato che le grandi aziende, quelle veramente grandi, quando fanno una cosa tendenzialmente hanno un interesse reale, che magari è anche legato all'economia stessa dell'azienda, però lo portano avanti in maniera efficace, che è molto meglio che fare un qualcosa di facciata. E in realtà dietro rimanere sempre allo stesso modo. Quindi niente, mi auguro che sia una cosa positiva e che porti anche a vigilare su quelli che sono alcuni dei problemi della moda, come Ecco, la troppa appunto, attenzione al peso. non pensi che magari chi intraprenda queste azioni lo faccia in realtà soltanto per un altro scopo? Cioè, nel senso che si tratti di aziende che non tengano davvero all'inclusione, ma che in realtà cercano in qualche modo di costruirsi un'immagine positiva agli occhi del pubblico. E questo lo può insegnare soltanto il tempo, cioè nel senso vanno valutate le azioni dell'azienda sul lungo termine. Ho studiato un po' di queste cose nella magistrale applicate all'ecologia, al greenwashing, che appunto si è trasformato poi, si è applicato poi il concetto al pinkwashing. E sì, c'è una possibilità che sia così, quindi va fatto comunque un monitoraggio all'ampio spettro nel lungo termine per poter vedere se queste azioni sono veramente efficaci e Però soprattutto vivono. in generale condividi comunque il fatto di assumere, diciamo, del personale che si occupi di rendere più semplice l'inclusione di persone che non rientrano in determinati canoni standard. La reputi una cosa positiva? Sì, la reputo una cosa positiva, prima di tutto perché comunque da qualche parte bisogna pur iniziare, ecco, non si può fare dall'inizio di tutta l'erba un fascio e dire che tutte le aziende si comporteranno in un modo sbagliato, ma vedere quali di queste davvero tengono fede alla promessa che hanno fatto e cercano di fare qualcosa di buono. Inoltre ci sono anche tante problematiche per le persone non binarie, trans all'interno del mondo del lavoro. E quindi secondo me il fatto che le aziende si aprano anche a comunque questa realtà è una cosa positiva. Ok, bene. Ti faccio solo un'altra domanda, che non era presente nella lista, in realtà ci è venuta in mente dopo. Qual è la visione delle transgender nel paese in cui ti trovi adesso? E com'è secondo te a livello internazionale, magari rispetto all'Italia? Allora, la Danimarca è in testa comunque tra i primi paesi d'Europa appunto per l'accettazione delle persone LGBTQI da tantissimo tempo e questo lo noto tantissimo nella vita quotidiana, cioè il modo in cui le persone non mi guardano
o mi guardano molto meno o mi guardano in maniera diversa, è evidente. Comunque io qui mi sento a mio agio, molto più a mio agio nel girare per strada, mi faccio molti meno pensieri su quello che penseranno le persone mentre cammino, e noto quindi in generale una maggiore accettazione. Poi la stessa cosa avviene comunque nei centri commerciali, quando interagisco comunque con qualcuno trovo molta apertura. Spesso passi più inosservata, forse, giusto? Sì. Intendi un po' questo? Sì, esatto. Comunque ci sono sguardi e sguardi, cioè c'è chi ti guarda perché stai passando di lì, e qui solitamente è così, mentre in Italia spesso lo sguardo diventa osservazione. Sì, e allora quasi lì... discriminatorio. Sì, fastidioso comunque, sai che ti stanno guardando per un certo motivo. Sì. Quindi questa cosa la noto particolarmente. E rispetto all'Italia, per esempio? Rispetto all'Italia è molto grossa la differenza. Ripeto, in Italia comunque qui non mi è mai capitato che qualcuno mi urlasse dietro, mi fischiasse dietro. O meglio, non capisco il danese, quindi magari può essere anche successo, però di solito noti l'atteggiamento delle persone. Noti comunque l'atteggiamento delle persone Certo. che è diverso. Mentre in Italia mi sono capitate comunque varie situazioni in cui sono stata schiappa, mi è stato detto qualcosa, insomma, situazioni abbastanza anche sgradevoli, o comunque che fanno innervosire. A livello internazionale, secondo te, come siamo messi? A livello internazionale, secondo me siamo messi male. E questa è una cosa abbastanza palese da certi aspetti. Ti faccio un esempio: una cosa che a me ancora sconvolge è che in Italia non siano illegali le terapie di riconversione per persone omosessuali, trans. Sono propagandate da, diciamo, branche religiose abbastanza estremiste, o branche psicologiche abbastanza estremiste, e non sono illegali, nonostante la comunità medica ne abbia decretato la pericolosità. Questa è una cosa che secondo me ci porta indietro di tanti anni. Allo stesso modo il fatto che per passare delle leggi sulle unioni civili, che già sono un contentino, perché riconoscono comunque il matrimonio come gli altri, è comunque un'altra cosa. Ci vogliono anni, ci vogliono battaglie, ci vuole la persona giusta al momento giusto, sostanzialmente. Siamo un Trovo che po' questo sia, all'inizio, quindi, secondo te? sì, sia assurdo dover combattere così per dei diritti civili che danno qualcosa a qualcuno senza togliere nulla a qualcun altro. D'altro canto, ripeto, ci sono anche tante persone che sono interessate al tema, che si informano, che se hanno la possibilità ti chiedono, cercano di capire, di imparare qualcosa di più senza discriminare, senza porsi già a priori. Il problema è che quando, come tutte le cose, la bolla che viene fuori, che emerge, è sempre quella negativa. Certo. Quindi, insomma, bisogna comunque escludere il fatto che c'è anche qui una base di partenza che da anni e anni combatte per i diritti, insomma, delle persone LGBTQ. Grazie a tutti e spero vi sia piaciuta la mia intervista, e spero di non avervi annoiato, e niente, un bacio a tutti quanti.